era davvero buono. Oh, hai mangiato tutta la cena, meriti un premio. No, grazie papà, voglio il riso. Questo? Davvero? Sì, per favore. Chi sono per dirti di no? Delizioso, è proprio quello che volevo. Apri grande. Gnam gnam gnam. Penso che gli piaccia, ne vuole ancora. Ma che sta succedendo? Non puoi farlo? Perché no? Ok. È ora dello snack, mi è venuto appetito. Sì, pensare fa venire fame. Non vedo l'ora di mangiare questo sushi. Cos'hai tu? Pura invidia, il mio pranzo è così noioso. Ma mamma l'ha fatto con tanto amore. Oh, che delusione, dov'è il sushi? Cosa hanno gli altri? Tutti sushi? Delizioso. Freschissimo. Ma sul serio? Aspetta, ce l'ho! Apro una delle mie piadine, sì, funzionerà! Ci spalmo della crema al cioccolato con un cucchiaio, questa è la mia preferita! E la spalmo ovunque! Poi ci metto sopra una banana, inizio ad arrotolare ben stretto e ancora cioccolato! Frutta secca per guarnire! Wow, sembra buono! Ma non ho finito! Lo taglio così, sembrerà proprio sushi! Cavolo, cos'è quello? Sembra fantastico! Utilizzerò le matite come bacchette. Proviamo! Interessante, vero? Oh, sì! Impossibile! Fa sul serio? Lo voglio! Non lo voglio più, questo! Quello sembra troppo buono! Mamma, che paura! È super inquietante! Non posso guardare! Ma non riesco neanche a smettere! È stato un errore! Cosa? Avremmo dovuto scegliere una commedia romantica, facciamogli uno scherzetto. Ci sarà da divertirsi. Voglio la mamma! Cavoli, ho rovesciato tutto! Aspetta, sei stata tu! Che cattiva! Tieni! Mi hai fatto arrabbiare! Su, era per ridere. Devo farmi perdonare. E so cosa fare. Immergo la cannuccia nel mio drink. Poi la giro. Ora posso metterla nel bicchiere di Justin. Si sta riempiendo. Wow, che stregoneria è questa? Nah, sono solo io. Ecco a te. Da qui? Ci voleva proprio. Salute. Oh, che paura. Tranquillo, ci sono io. Cosa c'è in TV? Nah, che noia. Ah, questo sembra buono. Un succulento hamburger mi sta facendo venire fame. Mi serve cibo. Ho tutti gli ingredienti. Prepariamo uno spuntino. Avrò bisogno di un panino per hamburger. Ah, eccolo! Proprio quello che mi serve. Non vedo l'ora! Ah, che schifo! Sto per vomitare! Forse riesco a raschiarla via. Vale la pena provarci. No, non viene via. Ah, che seccatura! Voglio solo un panino! Aspetta, ho trovato! È ora di un po' di magia! Metto il panino nel mio cappello e pronuncio le parole magiche. Abracadabra! Diamo un'occhiata. Oh, non ha funzionato, è ancora disgustoso. Che perdita di tempo. E ora che faccio? Oh, uova! Forse posso usarle. Le metto a bollire e le sbuccio. Taglio a metà e farcisco con i miei ingredienti. Poi un pizzico di sesamo. Tengo tutto insieme con lo stuzzicadenti e voilà! Un'opera d'arte! Me la merito tutta! Che profumino! Dovrei essere un cuoco! Me le voglio proprio gustare! Che buona! Ne voglio ancora! Le pennellate rendono questo dipinto così realistico! L'arte è una noia mortale! Aspetta, le cose si fanno interessanti! Ehi, secchiona! Au, la mia testa, perché? Mi hai fatto male! Che c'entro! Troppo divertente! Senti, lasciami in pace! Non sei stata per nulla carina, è ora di insegnarti una lezione! E ho quello che ci vuole! Cosa? Oh! L'hai fatto tu! Grazie! Figurati per così poco! Aspetta, parlo a un dipinto! Cavolo, è difficile! Aspetta, lo conosco, l'abbiamo fatto in classe, la risposta sarà qui. Ah, ecco qua.
proprio come pensavo. Ma è giusto? Non ha alcun senso. Sono così confusa. Non finirò mai questo compito. Oh, che fastidio. Su, concentriamoci. No, non so che sto facendo. Che sto facendo? Non ce la farò mai, non ci capisco nulla. Proverò a fare del mio meglio. Ma non basterà. Ehi, piccola. Puoi aiutarmi? Che stai masticando? Quello non è un lecca-lecca. Accidenti, guarda quelle matite, ma che succede? È che sono nervosa. Questo è davvero un compito importante e non so cosa fare. Posa quella matita, non va mica bene. Vediamo se ho qualcosa di utile. Ho un'idea. Ho queste formine a stella. Ci metto delle matite. Wow, quanti colori! Mettiamo degli orsetti gommosi negli stampi e facciamoli sciogliere. Wow, guarda qui! Sono fantastici, che roba, pazzeschi! Wow! E anche buoni, non dovrò più rosicchiare le matite. Questi sono molto più buoni. Fantastici, li adoro. Lo immaginavo. Ora finiamo quel compito, su. Sono un genio della cucina. Anche se c'è farina ovunque. Deliziosi biscotti fatti in casa. Che profumino. Ce ne sono altri in forno. Biscotti ovunque, che spettacolo. Ciao papà. L'allenamento è stato pazzesco, ho bisogno di un drink. Ho una sete. Proprio quello che cercavo. Ci voleva. È così rinfrescante. Wow, guarda quei biscotti. Non così in fretta, giù le mani. Devi lavarle prima. Su. Cosa, perché? Oh, mi ero dimenticata di tutto lo sporco. Vai subito al lavandino. Che stai aspettando? No, non voglio. Vieni qui. Non puoi costringermi. Fermati. Aspetta, ho un'idea. Ho solo bisogno di un cucchiaio. Guarda qui. Lo immergo nella crema di cioccolato ricoprendolo per bene. Poi lo uso per prendere questo biscotto. E quest'altro. Ed ecco un biscotto sandwich. E ora assaggiamo. Buonissimo. Tutto senza mani. Che ne dici? Wow, sei un genio. Thank you. Ne ho uno anche per te. Oh, che dolce. 1001, 1002. Ho fame. Il mio stomaco brontola. Ti aspetta a tavola. Ah, dov'è il cibo? Papà, dammi da mangiare. Ok, fine della conta. E cereali siano. Arrivo, tesoro. Wow, che meraviglia. Ho l'acquolina in bocca. Non possiamo dimenticare il latte. Che cereali sarebbero, guarda che bontà. Spero che ti piaccia. Ne sono certa. Ecco il tuo tovagliolo. Buona idea. Non voglio fare un casino. Grazie, papà. Aspetta un attimo, dov'è il cucchiaio? Ehi! Che c'è adesso? Ah, il cucchiaio, certo. Dammi un momento. Deve essercene uno qui in giro. Niente qui. Di qua? Nemmeno. Ah, giusto! Può usare la forchetta. Finalmente! Ah, che cos'è? Stai scherzando, vero? Vabbè, ci proverò. È più difficile di quanto sembri. Ah, non sta funzionando! Non posso usare la forchetta! Torna qui! Croccante! Qualcosa non va? Dai, finiscili! Non posso, non con la forchetta! Va bene, ci penso io. Sì, questo andrà bene. Prima sciogliamo il cioccolato. Poi prendiamo una siringa con cui lo aspiriamo. Renderà le cose molto più facili. Lo versiamo nello stampo e lo riempiamo fino all'orlo. Così non ci si sporca. Faccio lo stesso negli altri, così. È divertente. Ne manca uno. Fatto. Rimuovo tutto dallo stampo e... ecco a te. Wow, è un cucchiaio di cioccolato. Lo proverò. Wow, guarda, funziona. È proprio quello che volevo. Buono! Questa è una grande idea. E la parte migliore è che poi non va neanche pulito, basta mangiarlo! Oh,
Che bella cenetta romantica! Ma cosa? Non è come penso, spero! Tesoro cara, guarda! Oddio, che è successo? Che orrore! E non abbiamo visto niente ancora! Non mi sento bene! Devo andare in bagno! Andrà tutto bene, ci siamo allenati apposta! Qui è ancora peggio! Guarda il pavimento! Le tracce portano all'armadio! Fatti coraggio, niente paura! Possiamo farcela? Sei pronto? Che buono! Oh, ciao mamma! Ciao papà! Cioccolata! Oh, che sollievo, era solo cioccolata! Tanti auguri a me! Buon compleanno, tesoruccio! Grazie, papà, sono emozionatissima! Spero ti piaccia! Wow, stai scherzando! Un lecca lecca per me! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Grazie, papà, sono felice! L'ho cercato dappertutto, spero sia quello giusto! Il mio preferito, come facevi a saperlo? Sunny, attenta! No, no! Fa qualcosa, ti prego! Ci sono! Mi è venuta un'idea! Mi servono dei palloncini! Proviamoci! Leggo il filo del palloncino al bastoncino del lecca lecca, così non cadrà più! Perfetto! Wow, sono un genio! Eccolo che parte! Wow, guarda che roba! Grazie, papà! Ho fatto il mio lavoro! Se lo lascio non cade! Vola! Usciamo a fare due passi, papà! È il compleanno più bello di sempre! Guarda cosa faccio! Oh, ma che ti salta in mente? Beh, torna giù, no? Ciao, lecca lecca! Ciao, fai buon viaggio! Una ciotola di vermetti gommosi tutta per me! Un sogno che si avvera! Papà è a casa! Vuoi vedere un po' di magia? Oh! C'è lo spettacolo! Rimarrai a bocca aperta! Usa questi! Un piccolo movimento della mia bacchetta e mettiamo la ciotola sotto al cappello! Wow! Bibidi bobidi boo! Non ci sono più! Caramelle sparite! Riportale indietro! Questa è la parte più difficile! Abracadabra! Ma papà! È cacca! Rivoglio le caramelle! Te l'avevo detto che era difficile! Bibidi bobidi boo! Tornate orsù! No, papà! Tutto ma non quella! Scusa tesoro, forse si è rotta! Gommosi vermetti, tornate svelti! Oh, mi spiace! Ma stavo per mangiarli! Oh, ho combinato un pasticcio! Ma forse so come rimediare! Vedrai, papà risolverà tutto, promesso! Prendiamo una bottiglia come questa e poi un cucchiaio di gelatina. Aggiungiamo la gelatina alla bibita, agitiamo per bene per mescolarle insieme e ora mettiamo qualche cannuccia dentro un bicchiere. Versiamo dalla bottiglia nel bicchiere. Le cannucce si riempiranno in questo modo. Mettiamo il bicchiere da parte e ora ci servono una ciotola vuota e una bacchetta magica. Ma anche senza bacchetta basta tagliar via le cannucce e versare i vermetti nella ciotola. Guarda cosa ho qui! Che ne pensi? Sono vermetti gommosi! Che buon profumo! Li assaggio allora! Sono buonissimi! Meno male! Ah. Oh, fermati! Hai qualcosa nelle tasche? Ah, mostrami quello che hai! Ok, ok, è marmellata! Dammela! Piena di zucchero, guarda! No, non in questo ospedale! Va bene, uffa! Non è giusto, però! A meno che... ho un'idea! Ho solo bisogno di renderla meno evidente, usando qualcosa di insospettabile, come una busta di plastica. Vedete come si appiattisce? Un quadrato perfetto! Si adatta perfettamente sotto la benda. Sembra che ci sia del sangue sotto. Nessuno saprà che è solo marmellata. È fantastico!
Intendo dire au. Rieccoti. Au. Non vedo nulla. Vieni qui. È piuttosto brutta. Vediamo. Oh, poverino. Vai pure e sbrigati. Oh. Ha funzionato alla grande. Fragola. Di nuovo qui. È molto elegante. Scusami, cosa vuoi? Sono qui per una visita. Oh? Che c'è? Sono miei. Non è permesso portare cibo. Oh, va bene. Ora, questo è un bel rompicapo. Ehi, cos'è quella cosa sul muro? Fiori? Ma certo! Ta-da! Non sono adorabili? Ehi, fermati subito! Ma che dolce, è bellissimo! Scusa, questi non sono per te. Ciao! Cavolo, sono bravo! Oh? Guarda, guarda! Wow! Ho pensato che avessi bisogno di uno spuntino. Wow, grazie! E uno per me. Ecco come ho fatto. Basta piegare con attenzione. Vedete questo movimento a ventaglio? Ci faccio passare lo spiedino. Per il fiore uso una striscia rossa e la arrotolo così. E quando arrivo alla fine... giro e torco. Vedete? Sembra una rosa. Una rosa coperta di zucchero per la precisione. Bene! Presentiamole al meglio. Non dovrebbe essere troppo difficile. Così si fa, gente! Un meraviglioso bouquet di caramelle. Delizioso, vero? Lo so. Ciao! La mascherina? Oh, scusa. Cosa c'è lì dentro? Spero non sia cibo. Oh! Va bene. Ecco, tieni. Aspetta. Non puoi entrare senza mascherina. Politica aziendale. Ok, ok. Guarda. Allora? Effettivamente... potrei... attivo i miei sensi di ragno. Non sarà semplice. Ehi, erano mie quelle. E va bene. O la va o la spacca. Ammirate! Le metto qui. Ci stanno perfettamente. Le spillo. Carina, no? Funziona perfettamente. Ferma! Tranquillo, dottore, ho la mascherina. Ok, ok. Ma le caramelle? Non ne ho. Va bene, va pure. Ciao! Ehi, Maddie! Impossibile! Sono qui per tirarti su di morale, vedi? Non capisco. La mascherina è fatta di caramelle! Oh, wow! Sì, e sono pure buone. Sì, dammi un pezzo. Vai, tutta tua. Fantastico! Yum! Oh, quasi dimenticavo. Salve, infermiera! Fermati! Che cosa hai lì? Cosa? Hai degli snack? Vedi qualche snack? No, ma questo lo farà per me. Hai mentito! Da qui! Oh, uffa, ecco qui! Vai lì! Qui tengono tutto sotto controllo, eh? Meno male che ne ho sempre uno di riserva. Questa volta devo solo essere meno ovvio. Mi serve questa. Geniale, eh? Ehi! Rilassati, infermiera. Niente cibo? Davvero? Cosa? Fa vedere. Vuoi dire questo? È solo un guento. Ah, sì? E la tua ferita? È infetta, vedi? Oh, mio Dio! Nulla aiuta come questa roba. Ecco. Oh, che sollievo! Ora mi credi? Ok, prego. Che strano tipo. Ciao. Guarda.
È per me? Grazie. Avevo una voglia matta di cioccolato. Tutto tuo. Aspetta, perché è sulla tua faccia? Non è niente. Ok. Sono così felice. No, fatemi uscire di qui! State commettendo un grosso errore! Conosci le regole, niente cibo! Ho bisogno di rinforzi, c'è solo una cosa da fare! Dammelo! Troppo tardi! Il Dream Team è qui! Ti sei messa contro lo studente sbagliato! Vendicatore, cioè insegnanti! Uniti! Stavo aspettando questo momento! Ti distruggiamo, nerd! Fatevi sotto! Nessuna pietà! È stato un onore, attaccate! Ah! Prendi questo! È il meglio che avete? Ho le farfalle nello stomaco. È così bello! Dovrei parlarle. Ah, non importa. Ah, c'è mancato poco. Oh, ci sono! Scriverò a Sammy un biglietto. Che sta facendo? Dice esattamente come mi sento. Sono così nervoso. È per me? Wow, che romantico! Non mi sono mai sentita così felice. Le piace? È meglio che risponda. Chissà che cosa mi scriverà. Questo è per te. La penserà allo stesso modo? Il momento della verità. Lei mi ama! Stai tranquillo, cuore mio. Mi sembra di camminare su una nuvola. Niente può rovinare questo giorno. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Mua, mua. Ho un'idea. Dovrei farle un regalo. Un cavallo? No. Cos'altro c'è qui dentro? Un orsacchiotto di peluche che ha visto giorni migliori. Sammy merita di meglio. Vediamo. Una lattina di passata? Ma no. Deve pure esserci qualcosa. Una barretta di cioccolato è perfetta! Oh, mi ero dimenticato di questa stupida regola e adesso che faccio? Sunny sarà molto delusa. È meglio che vada alla prossima lezione. Aspetta! Ho un'idea! Sì, funzionerà! Mi hai portato delle caramelle, così dolce! Oh, attenta, Sunny! Le prendo io! Ma sono le mie caramelle! Queste sono le regole. Oh, beh. Tu, nerd? Sono pulito. Davvero? Ok, ma ti tengo d'occhio. Sunny, guarda qui. Ah? Che cos'è? Guarda. Basta tagliare il libro di matematica. Cosa sei impazzito? Quelle povere... Ehi! Va tutto bene, fidati. È una torta. E tu puoi avere la prima fetta. Prova. Grazie, Alex, non vedo l'ora. Wow, è così leggera e soffice. L'adoro. Ne ero sicuro. C'è un'altra cosa che voglio, spero che non ti dispiaccia. Di che parli? Wow, il mio primo bacio! Fermati! Alla festa niente cibo o bevande. Oh no, ha mandato via quel tipo perché aveva del cibo! Come farò con le mie caramelle? Ne ho bisogno! Le mangio subito! Che buone! Oh, posso nasconderne alcune qui! Su per le maniche e nei calzini! Ok, dovrebbe andare! Fammi vedere! Hai cibo o bevande addosso? Mi prendi in giro! Posso vedere le tue caramelle, ragazzina! Caramelle, è solo parte dell'outfit! Avanti, va via! Oh, perché non mi ha creduto? Ehi, aspetta! Forse può tornarmi utile! Comincio tagliando proprio qui. Ecco. E adesso posso cominciare a smontarla. Addio, fiori. Eccoci, questo era l'ultimo. Adesso ho solo lo spago. Lo stendo in modo che sia lungo e dritto. E ovviamente adesso è il momento di aggiungere delle strisce di caramelle. Le allineo lungo lo spago in questo modo. Posso continuare per tutta la lunghezza. Guarda quante caramelle, che delizia! Le capovolgiamo sotto. Dovrebbero essere come dei nastri più o meno appesi allo spago. Aggiungiamone ancora di più, che buone! E poi ovviamente devo mettere i fiori, giusto? Così è più credibile, poi sono anche carini. Ok, penso che vada bene adesso, fammi controllare.
Sì, si è trasformata in una gonna davvero carina, sono così intelligente. Ehi, posso andare alla festa adesso? Eri la ragazza di prima. Lascia che dia un'occhiata più da vicino. Bene, stai benissimo. Ma prima un limbo! Vai sotto, puoi farcela. Sì, è stato divertente. Oh mio Dio, è stato così difficile. Mi serve qualche caramella per riprendermi. Non se lo aspetta proprio. Deliziosa. E adesso ho abbastanza energia per ballare tutta notte. Festa, festa, festa. Bene, questo tè sarà fantastico. Oh, mentre aspetto. Ehi, David. Che c'è? Voglio qualcosa anch'io da bere, per favore. Va bene, certo. C'è della cioccolata calda qui dentro. Cioccolata, amo gli snack. Sì, fammi prendere questo. Ehi, cosa? Hai mangiato tutti gli snack? Dalla a me, forza, dico sul serio, dammelo subito, non sto scherzando. Sono così arrabbiato con te. Ma la cioccolata! Ah, va bene, riprendila se è così importante. Sì, grazie, David. Fantastico, adesso non ho niente da mangiare. Non la vedo da nessuna parte, posso intrufolarmi. Devo prendere il pacchetto di vermi gommosi che ho qui. Sì, adoro le caramelle gommose, sono le mie preferite. Ciao David, posso avere dei vermi gommosi, per favore? Prendi tutto il pacco. L'ha preso, ma questo faceva parte del mio piano. Perché mentre lei li sta mangiando, io ho la mia scorta nascosta. Ho preso un tubetto di dentifricio e l'ho spremuto tutto. Guarda quanto gel! Ok, il tubo è vuoto e il dentifricio non mi serve. Devo mettere i vermi gommosi qui dentro. Li infilo piano piano, ci vanno perfettamente. Adesso rimetto il cappuccio. E quando ho voglia di un verme gommoso mi basta spremere. Sì, non vedo l'ora di mangiarlo. Così buono. Oh, all'improvviso ho così tanta fame. Aspetta, la mia matita, ma certo! E se fosse una caramella? Sì, la mangerei tutta! Ah? Ma che diavolo sta facendo? David, fermati! Che cosa ne vuoi un po'? Se voglio mangiare una matita? Matita? Oh, giusto, stavo solo immaginando che fosse cibo. Oh, David, qui, lascia che ti mostri com'è diversa la mia matita. Ho cominciato con del cioccolato, l'ho messo su un cucchiaio e ho preso l'asciugacapelli. Ho sciolto il cioccolato e poi ho preso la mia matita. Ho rimosso la gomma da cancellare, ho aggiunto un tubicino su quell'estremità della matita e in questo modo potevo versare dentro il cioccolato fuso. Guarda che delizia! Ma dovevo aspettare che si asciugasse? E tadan! Una gomma da cancellare al cioccolato sulla mia matita. Mi hai ascoltata, lo spero. Tieni, puoi averla. Grazie, Madison, sei fantastica. Ed è così buona, mi serviva proprio. David, no, fermati, il resto è solo una matita. Oh, hai ragione, mi ero dimenticato, colpa mia. Wow, il riso è cotto alla perfezione, vero? Ehi, non è tempo di sandali. Nascondi quei piedi. Eh? Si vede che volevano una boccata d'aria. Oppure sono solo affamati. Buono. Piedi affamati, te li immagini? Avrei davvero bisogno di uno spuntino. Abbiamo qualcosa di buono? No. Nemmeno qui. Peccato. Mamma, sei andata a far spesa? Giusto in tempo. Cosa hai preso? Perché è tutto verde? Non hai preso la cioccolata? Cioccolata? Sei fortunata. Ecco qualcosa di dolce. È uno scherzo? Oh tesoro, non piangere. Ho un'idea. Aspetta, prendo una tortiglia e ci spalmo della crema di cioccolato. Ora la banana. E poi... ancora altro cioccolato. Com'è cremosa. Un po' di granella sopra e tagliamo a pezzetti. Perfetti, non trovi? Vai, assaggia. Buon appetito. Wow! Che buono! Sapevo ti sarebbe piaciuto.
Oh, sto vincendo! Mamma ha preso gli M&M's! Non ci credo! Ed è pure la busta grande! Ehi, apriti! Ah, oddio! Oh no! Ops! Puoi dirlo forte! Ecco a che cosa servono le ciotole, vedi? Oh, va bene! Via, entrate! Adesso tocca a me! Santo cielo! È ridicolo! Stai facendo un disastro! Aspetta! Ho un'idea! E serve solo questa bottiglia! Aggiungo un po' di gelatina e lascio che scenda fino in fondo! Ok, fatto! Wow! Ora è gelatina dolce! Un altro successo! Ah, oh, mi sto sciogliendo! Presto diventerò una pozzanghera! Mi serve acqua! O meglio ancora un ghiacciolo! Bene, funzionerà di sicuro! Era anche l'ultimo! Fresco in arrivo, che meraviglia! Oh, perché fa così caldo? Dove hai preso quel ghiacciolo? Me ne dai un po'? Non penso proprio, mi spiace, è tutto mio. Aspetta, ho un'idea! Abbiamo del ghiaccio? Poco. Fammi pensare... Aspetta! Ma certo! Ora mi preparo anch'io qualcosa di fresco. Verso del succo in un sacchetto e sigillo bene. Poi lo metto in un sacchetto di ghiaccio. Perfetto! Chiudiamo e... Ora è il momento di scuotere! Woohoo! Il caldo le ha dato alla testa. Wow, wow, wow! Scuoti, scuoti, scuoti! Woo! Vediamo se è pronto. Abbiamo una granita, gente! Perfetta per l'estate. Ehi, come hai fatto? Pensi che possa averne un assaggio, per favore? E va bene. Ecco a te. Wow, grazie! È fantastica! Lo so! Guarda, io ho un quadrato! Ed io un cerchio. Vediamo cosa c'è. Wow, è tipo una palla gigante! Che carina! Dai, forza, esci di lì! Questo è mio, vediamo che cosa riesco a scoprire. Oh, ho capito! E so cosa fare! C'è del cioccolato caldo, senti che profumo! Lo verso sopra la mia misteriosa sfera! Guarda che meraviglia, il cioccolato fuso! Funziona, si apre! Ed è piena di marshmallow! Davvero niente male, mi servo subito! I marshmallow li ho sempre adorati! Wow, ci sta dando alla grande! Era buonissimo! Poi con tutta la cioccolata sopra! Posso mangiare anche la sfera! Vediamo che cosa io ho qui! Wow, un enorme cubo di cioccolata! Scommetto che se lo sciolgo dentro troverò una sorpresa! Ci siamo! Comincia a sciogliersi! Non vedo l'ora di scoprire la sorpresa! Ci siamo! Oh mio Dio, oh mio Dio! Che tensione! Che cosa c'è dentro? Ah, ci sei cascata! Sono solo Smarties, vedi? Mi hai spaventata, non farlo più! Un cubo di cioccolata ripieno di caramelle di cioccolata! Adesso lo posso aprire tutto! E userò questo pezzo come cucchiaio! Che giornata, mi è andata proprio bene! Stavolta scelgo il triangolo! Aspetta, prima io! Scelgo di nuovo il quadrato! Ok, puoi aprire il tuo! Guarda, nella mia piramide c'è un anello con una gemma! Che bell'anello! E la piramide è fatta tutta di gelatina! Va bene, quell'anello deve essere mio! Guarda com'è gommosa e quanto è carina! Ed è anche buonissima! Ma adesso l'anello! Adoro quando la sorpresa è un gioiello! Guarda, ce l'ho fatta, l'ho preso! Wow, è bellissimo, sono così felice!
Sono al settimo cielo. Il blu è il mio colore preferito. Se solo avessi un bel vestito. Oh sì, un abito da sposa, quello che volevo. Oh ragazzi, lo voglio. Sarò così felice. Si è persa di nuovo nel mondo dei sogni. Anche io ho un cubo fatto tutto di gelatina. Anche il mio è gommoso. Fantastico, dentro c'è anche un lecca-lecca gigante. Che vuoi di più? E ho un cucchiaio, ma non credo che vada bene. Ecco, questo sì che è un cucchiaio. All'attacco! Assaggiamo un po' di gelatina. Buona e al gusto di fragola. Me la mangerei tutta. Specialmente gli angoli, che buoni! Ecco fatto, il lecca-lecca è libero. Adesso devo solo tirarlo fuori. Guarda la spirale! È tutta strisce e riccioli, wow! Magari posso usarlo per riportarla nel mondo reale. Oh, che cos'è questo profumo? Ehi, sei tornata! Guarda, un lecca-lecca! No, ne voglio uno anche io! Ok, attenzione! Wow, con equazioni così complicate serve del cibo! Mi farò una bella buffata di patatine, allora. Ho sentito qualcuno sgranocchiare. Difficile, però, visto che in classe è proibito portare snack. Ma niente paura, intrufolare gli snack in realtà è facilissimo. Attenzione, ora arriva la parte difficile. La matematica sarebbe più divertente con le merendine. Davvero, è ora di fare uno spuntino. Sì, salve, vorrei ordinare il più in fretta possibile. Wow! Justin ha ordinato la pizza per tutti! Cos'è questo odore? Non sentiamo nessun odore, prof. Basta fare piano piano. Ecco spiegata l'equazione. Se vuoi fare merenda in classe, segui i nostri consigli. Urrà! Tanti auguri a me! C'è qualcosa che non mi convince. Vedrai, nessun prof potrà fermarti. Ehi, quello che cos'è? Oh, c'è uno show stasera. Andiamoci! Wow, alto là! Da qui in poi, il cibo non è ammesso, capito? Potete mangiare dopo lo show! Fermo lì! Non ho niente con me! Questo lo vedremo! Ah, beccato! Non voglio mettermi anch'io nei guai! Muoviti, fila via da qui! Devo inventarmi subito qualcosa! Questo trucco sarà epico! Prima di tutto, devo sfilare le braccia dalle maniche. Basterà coprire lo zaino con la felpa così e... pronti e via! Le guance imbottite completeranno l'opera. Guarda qui il piano perfetto! Ferma qui! Ok! Fregata! Che hai mangiato, Gabi? Ma no, è solo lo zaino! Ti va qualche snack? Ehi! Passa gli snack anche qui! Le notizie viaggiano veloci! Lo show sta per cominciare, batti qui! Il tempo è quasi scaduto. Mi serve soltanto la risposta a questa domanda. E forse anche a quest'altra. E fatto! Ma come fa ad essere così brava? Tanta concentrazione fa venire fame. Mi prendo solo un piccolo snack.
Ehi, ne vuoi un po'? No. Come ti pare? Eh? Odio questo posto. Gabi, abbiamo visite. Questi li prendo io, ok? No, sono miei! Oh, non posso guardare! Ah, nessuno mi lascia mangiare in pace! Gabi, conosci le regole? Ma che ci posso fare io se ho fame? Le regole sono regole. Non è giusto, accidenti! Queste patatine sono imbattibili. Cosa vi salta in mente, eh? Ah, ma come fa a scoprirci ogni volta? Mi mancano i miei adorati snack. Ho una paura di lui, poi. Oh, mi dispiace, Gabi. Non gliela darò vinta. Ma che intendi dire? Mi è venuta un'idea. Prendiamo una busta di plastica e riempiamola con i nostri snack. Adoro queste caramelle gommose. Le metto dentro e chiudo la busta. Adesso metto la busta nel raccoglitore, infilando la plastica nelle clip di metallo. I raccoglitori sono perfetti per questo. E fatto! Visto? E sono perfettamente nascosti. Il prof ci sta guardando? È il mio momento. Mangiare di nascosto così è facilissimo. Ehi, da qua! Che pagina ti serve? Oh, vanno bene tutte. Prendo una caramella gommosa. Che delizia! Ragazzi? Non stiamo facendo niente, prof. Forse stavolta avete ragione. Stavolta. Per un pelo. Devo usare abbastanza colla. Come mi diverto! Ah, che fame! Ma certo, la colla! Ma che cavolo sto facendo? Ci voleva proprio! Gabi! Sei per caso impazzita? Ne vuoi un po'? Che schifo, no! Meglio così. La tengo per me. Mica sto bevendo la colla, non credi? Hai un flacone di colla vuoto? Lavalo bene con acqua e detersivo. Bisogna rimuovere ogni traccia di colla. Poi riempi il flacone con qualcosa di buono. Ma deve somigliare alla colla, capito? Cioccolato bianco! Funziona alla perfezione! Riempi tutto fin su. Somiglia davvero alla colla. Rimetti a posto il tappo e... è fatta! Colla? Non più. Oh, voglio provare anch'io! Buonissimo, ne voglio ancora. Perfetto. Ehi, però adesso ridammelo. Justin, su, guarda che è mio. Ah, casa dolce casa. Aspetta, cosa ci fa questo qui? Vabbè. Un upgrade alla banana, per favore. Wow, spettacolare. Ah, sì. Voglio provare anch'io. Posso? Vediamo. Oh, cavolo! Cosa ho preso? Oh, niente gioielli. Va bene, si vede che non sono degno. Accidenti, mi spiace. Sei troppo povero.
Eh? Wow! Cos'è questo posto? Fantastico! Ehi, no, vado prima io! Ok! Wow, che bella! Una cornice perfetta per il mio viso! Non trovi? Ecco, così molto meglio! Wow! Lo so, è un dolce capolavoro! Ed è tutto mio! Oh, wow! Vuoi condividere? Ok, apriamo il mio! Jackpot, stai vedendo? Cosa? È dura come un sasso! Cosa? Aspetta, ci vorrà solo un po' d'olio di gomito! Bene, alla fine mi è tornata utile! Fantastico, funziona davvero, eh? Cool. Ok, ti dispiace se vado per primo? Oh, salute! Apri il tuo, dai! Ok, vediamo. È un sacco di ghiaccio! E basta! Cosa? Troppo divertente! Secco come un deserto, sì. Inaccettabile, ci penso io. Qui! Oh, proprio quello che mi serve! Wow, pazzesco! Ok, ho del lavoro da fare. E il mio ingrediente segreto è... oro, ovviamente! Guardate quanto è bello! Basta solo un pizzichino. Ma mi conoscete, le cose le faccio soltanto in grande. Ottimo! E adesso la mia bibita preferita. Via! Guarda come brilla! È arte da bere! Wow, c'è solo una cosa da fare! Berla! È a dir poco spettacolare! Salute a me! Ah. Impossibile, devo alzare il livello! Ah? Chi è? Pronto? Devo sbrigarmi, mi servono delle cannucce lunghe! Le faccio scivolare l'una nell'altra! Ed è ora di un sorsetto! È davvero buono! Wow, ancora per favore! Non ne ho mai abbastanza! Ah, non era nessuno! Comunque... cosa? Tu... servi un tovagliolo? No, no! Ce l'avevo quasi fatta! Ed è per questo che ho paura dei cani! E io... oh! Un altro piatto! Chi va per primo? Ah! Sì, carta batte sasso! Andiamo! Wow, uva dorata! Speriamo che sia anche buona! Succosa e super dolce! Oh, belle labbra! Eh? Le mie labbra! Quanta polvere d'oro! Perché non approfittarne? L'oro non è mai troppo! Conta solo brillare, dico bene? Lo so, sono favolosa! No! Cavolo! Ok, vediamo il mio! Oddio, insetti! Non posso mangiare questa roba! Che schifo! Ho deciso! Non mi farò fermare da questo, ora ci penso io! Un po' di sale... via, dentro! Guarda quanto sporco! Ora è bella pulita! E senza insetti! Se sta bene a te! Sicuro che non vuoi la mia? No, no! Ah, che frustrazione! Sono vicinissimo a una grande scoperta, ma non riesco a risolvere questa formula! Devo ricominciare da capo! Pensa, qual è la soluzione? Scommetto che non è mai successo a Newton! Che è successo? Forse è un segno! Newton cerca di dirmi qualcosa! Rivelami i tuoi segreti! Scusi, colpa mia! Era la mia merenda! Cosa? Ma mi ha colpito in testa cadendo dal cielo! Sì, stavo cercando di usare questo e mi è scivolata. Ma ecco come fare. Devo attaccare la ventosa. Poi metto qui la mela. Giro la manopola e la mela si sbuccia. Facilissimo.
Non male, vero? Fa anche una bella spirale. Ci sono. Non riesco proprio ad arrivarci. Ehi, nerd, guardi qui. Fa un po' vedere. Affascinante. Ottimo cibo per la mente. Ma era la mia mela. L'ha mangiata tutta. Allora, che sta facendo? Aspetti, deve moltiplicare al quadrato, non al cubo. Ma certo. Che meraviglia. Un'enorme barretta di cioccolate, tutta per me. Che buona. Anche se è un po' dura. Quello cos'è? Un nuovo sapore. Ehi, c'è qualcosa qui. Un biglietto d'oro. Ma dai, pensavo fosse solo un film. Mamma? Ehi, che succede? Wow! Ora ho i vestiti sporchi. Wow, ma dove mi trovo? Incredibile! Salve, ti stavo aspettando. Wow, è quel tizio strano della cioccolata. Sono una tua grande fan. Sì, me lo dicono in molti. Oh, ho un biglietto d'oro. Già, non ci serve, sai? E poi l'hai addentato? Vieni con me. Allora, questa è la fabbrica. Ahia! Qui avviene tutta la magia cioccolatosa. Wow! Tieni il passo. Straordinario. Ehi, aspettami! I miei operai devono concentrarsi sulla cioccolata. Oh, capisco. Ecco il mio ufficio. Qui penso a ogni sorta di sapore delizioso. Come vedi, ci sono dolcetti di ogni tipo. Un attimo. Vuoi un dolcetto, forse? Magari questo qui? Oh, sì! Oppure questo? Sì, grazie! Ho un'idea. Faccio un po' di spazio. Metto uno spiedino in questa banana. Mi serve un piatto, non voglio sporcare. Ora ci faccio gocciolare la cioccolata sopra. Ricopriamo tutta la banana. Niente male. Rapidamente aggiungiamo qualche candito. Meraviglia dolcissima. Ci sono così tanti sapori tra cui scegliere. Assaggiane una. Non vedo l'ora. Sarà memorabile. Wow, qui siamo a livelli geniali. Lo so, me lo dicono tutti. Ma ora devi andare. Ma come? Voglio restare. No, devo lavorare. No, ti prego. Era tutto un sogno. Ma cos'ho in testa? Allora, era tutto vero. Sarà il nostro segreto. Andiamo, ci deve essere qualcosa da mangiare qui, anche solo un pezzetto di cioccolato. Ah, che giornata. Eh? Che succede laggiù? Non c'è niente, ho una fame. Ho davvero bisogno di cibo, accidenti. Da questa parte... Che è? Siediti. Andiamo, mettiti comoda. Ok. Qualcosa non va? Cos'hai lì? Sono miei, li ho trovati prima io. Rilassati, non voglio la spazzatura. Puoi decisamente tenerla. Che imbarazzo. Vediamo come risolvere il problema. Ho quello che ci vuole. Guarda qui. È solo un vecchio cappello. Metti i tuoi amici lì dentro. Su, non succede niente. Sicuro? Proverò. Caspita, non ci credo, è come un trucco di magia. Deliziosa. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Posso mettere dentro la cacca? Proviamo. Guarda, è successo qualcosa. Troppo forte. Ora sono caramelle. Che buone. Questo è il giorno migliore di sempre. Sono contento, ti piacciono? Ho ancora una cosa, questo topolino. Vai. Chissà che diventerà. Dolce cioccolato. Aspetta, un biglietto d'oro. Wow, questo è il mio giorno fortunato. Aspetta, significa che tu sei Willy Wonka, piacere di conoscerti. Andiamo? Sì. Come vorrei non dover fare i compiti, ma non ho scelta. Lasciami pensare. Certo, giusto. Sta andando bene. Ciao, Mindy.
Wow, snack di qui! Serviti pure, ho i tuoi preferiti. Sei il migliore! Viva i dolci! Wow, wow! Au, che male! Oh no, le caramelle! Ah, così non va bene, lascia che ti aiuti. Me le pregustavo, perché tutte a me? Non ho mai fortuna. Che fastidio. Ehi, non piangere, lascia fare a me. So cosa fare. Avrò bisogno di una caraffa e di un pacchetto di caramelle. Sembra buonissimo, eh? Ecco qui. Scarto le caramelle e le separo per colore. Ora le metto nella brocca e le faccio sciogliere. Sì, bello appiccicoso e delizioso. Ok, concentriamoci. Ho messo un bastoncino di lecca-lecca in uno stampo. Ci verso le caramelle fuse e aspetto che si indurisca. Ora posso staccare lo stampo. Prendo una catenina, l'attacco al lecca-lecca e... ecco una bella collanina. Ho anche realizzato orecchini con orsetti gommosi. Tieni, Mindy. Wow, che cos'è? È per me! È incredibile! Sei stupenda! Li amo! Ma i miei dolcetti... Oh, non essere triste, sono Willy Wonka, ricordi? Ho sempre una scorta. Ecco a te! Wow, questo giorno migliora sempre di più! Grazie! Oh, una bibita, ci voleva proprio! Ne prendo una anch'io. Fare gioielli mette sete. Ah! Ah, oh, che giornata! A scuola è stata tosta oggi. Penso che farò uno spuntino. C'è così tanta scelta. Ah, prenderò un lecca-lecca. Questo sembra buono. Sarà ottimo, me lo sento. Scartiamolo. Ah, è più difficile del previsto. Proverò a morderlo. Oh, dai, funziona. Proverò un approccio diverso. Tagliamolo. Dovrebbe andare. Stai scherzando? Ora è una questione personale. Voglio solo godermi un lecca-lecca. Userò i miei colpi da karateka. All'attacco! Prendi questo! E questo! Sei tosto, eh? La pagherai! Pow! Ecco la mossa finale! Lo chiamo il loto danzante. Ti arrendi? No, non può essere! Oh, proviamo qualcosa di più industriale. Fermo lì! Ah? Cos'è stato? Che stai facendo? Su, fammi spazio. È tutto sotto controllo. Ok, prova tu allora. Vediamo che sai fare. Devi solo girare. Ta-dan! E credo che questo sia tuo. Wow, ma come hai fatto? Voglio provare. Tengo e giro. Guarda, ce l'ho fatta! Doppio lecca-lecca, doppio gusto. Che cosa farei senza di te? Non voglio neanche pensarci, ma ora rilassiamoci. Me la sono meritata, le bollicine mi fanno il solletico. Bene, mentre lui non c'è, io scelgo di nuovo il cerchio. Vediamo cosa c'è. Ups, eccolo che torna. Eccomi, stavolta voglio provare col triangolo. Mi sa che abbiamo il bonus stavolta, scegliamolo insieme. 1, 2, 3, quadrato! Visto? Ecco il nostro bonus. Lo apro io, aspetta. Guarda qui, una fantastica torta quadrata. Apri il tuo adesso, vediamo che ti è capitato. Ok, vediamo. Non credo ai miei occhi, una torta rotonda. Wow, è ancora wow, è una meraviglia. Ma come sarebbe? Io invece ho giusto un pezzettino. Insomma, è un triangolo, sì, però... Ah, e quello che cos'è? Un cronometro! Sfida a tempo! Devo sbrigarmi, accidenti. Prima i lati, immagino. Oh, così... Sei ridicola. A me basta il mio fidato cucchiaio. Meno male che ne avevo solo una fetta. Ah, che bel profumino, un paradiso. Devo cominciare ad aiutarmi con le mani. Ah. Do soltanto un assaggino. Devo gustarla con calma per godermi al meglio i sapori. Devo farcela, devo sbrigarmi. Sono all'ultimo strato. Ecco l'ultimo boccone della mia deliziosa torta. Questa sì che era una torta. Sono strapiena, un ultimo morso.
Non ce la faccio più, basta. Guardati, sei tutta gonfia. No, 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 no! Va tutto bene là sotto? Ups. Beh, se lei è fuori combattimento, vieni qui, torta. Tuffiamoci dentro senza mani. Che buona! Stavolta scelgo il quadrato. Ed io il cerchio. Vediamo cosa c'è. Ma tutto qui, un piatto pieno di fette di limone. Questa sì che è una sfida, eh? Oh, com'è aspro! Povero, speriamo che a me sia andata meglio. Oh, cubetti di zucchero, molto meglio! Aggiungiamo un po' di colorante. Che belli, diventano colorati! Ecco fatto, missione compiuta. Davvero carini. Bene, bene, è ora di assaggiare questi bei cubetti. Guarda, la mia lingua ha cambiato colore. Oh, questo mi ha fatto venire un'idea. Prestami questo cubetto di zucchero. Lo strofino sul limone. Ricopriamo questo frutto così aspro con un po' di zucchero. Ecco qui, è anche bello colorato. Wow, davvero una bella idea. Ok, è il momento di assaggiare. Sì, molto meglio. Ok, scelgo il triangolo. E io il quadrato. Guarda qui, lo spazzolo via subito. Chi sapeva che i triangoli fossero così buoni? Devo pulire tutto il piatto, è delizioso. Salsa wasabi, brrr. Immagino che debba assaggiarla. Coraggio. Oddio, oddio. Oh, oh mamma, è piccantissima. Ah, vado a fuoco. Ah! Ok, ok, ci penso io. È così piccante che quasi non ci vedo più, aiuto. No, 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 fermati, non quella. Cosa? Come? Ti salvo io, apri la bocca! Oh, l'ho inzuppato da capo a piedi! Oh, grazie! Mi hai salvato! Quale voglio? Non so, forse... Andiamo, scegli! Ok, cerchio! E io di nuovo il triangolo! Oh no, gorgonzola puzzolente! Vediamo che cosa ho io! Una cipolla intera! Oh, senti che odore, come faccio? Ragazzi, che puzza, dovrò usare questa molletta! Ok, devo farcela, speriamo che così funzioni! No, non funziona affatto! Mi servono altre mollette! Ok, può andare, non sento alcun odore! Però, va bene, dai! Non male, se uno si tappa il naso è anche buono! Mi tapperò il naso anch'io, devo solo dare un morso per superare questa prova. Oh, com'è dura! Perché a me sempre cibi che fanno piangere, la salsa wasabi non bastava! Ce l'ho fatta! Ma questa puzza? Oh, capisco, alito alla cipolla, beh, forse posso rimediare. È una gomma quella! Oh, la mia salvatrice! Solo un altro pochino e basta! Ok, sono a posto! Non ci credo, l'hai mangiata tutta! Incredibile! Finalmente la lezione è finita, andiamocene! Sammy, aspetta! Voglio mostrarti una cosa! Cerca di prendere i soldi, ma senza far cadere la bottiglia! Se ci riesci, il denaro è tuo! Aggiudicato! Devo riflettere... Forse con uno strattone bello deciso. Davvero era questo il tuo piano? Mi stavo riscaldando, posso farcela. Lascia, ti faccio vedere. È facilissimo, guarda. Ma come? Beh, questa resta a me. Vuoi giocare? Giochiamo. Oh, che cos'è? Devi far passare il disco attraverso il foro. È facilissimo! Ma non puoi danneggiare la carta. Cos'è impossibile? Come fai? Ti arrendi? Non si può fare! Lo pensi tu?
Sollevo quest'angolo e... Cosa, come? Credo sia un talento naturale. Ok, devo andare, ciao. Aspetta, devi vedere questo. Queste vernici sono così colorate. Tanto che vorrei mangiarle. No, Alex, non farlo. Non c'è problema, sono un professionista. Augurami buona fortuna. Sei impazzito. Il giallo è delizioso. Non posso credere che l'abbia fatto. È tutto ok, non farti prendere dal panico. È uno scherzo. Non sono vernici vere e proprie. Ti faccio vedere. Metto le caramelle in una vaschetta per il ghiaccio. Poi riempio le sezioni con l'acqua. E una volta riempite tutte, mescolo con un pennello. L'acqua scioglie il rivestimento delle caramelle. Infine congelo il tutto. Dai, assaggia. Sono buonissimi. Hai ragione. Che succede qui? Stanno mangiando la vernice. Che cosa vi avevo detto? Ne vuole un po'? È ora di sudare! Oh, un po' di stretching ci voleva e adesso uno spuntino! Ho bisogno di mantenere alti livelli di energia, adoro i marshmallow! Non così in fretta! Più in basso, più in basso! Non posso, c'è il pavimento! Odio tutto questo! Nessun dolore, nessun guadagno! Dai, non fermarti! Aspetta! Cosa? Dammeli! No, ne ho bisogno! Non è così male, potrei abituarmici. Ottimo lavoro! Sono colpita. Bevo un sorso veloce di soda. Le bollicine mi solleticano la lingua. Lo sai che ti vedo da qui? Ce l'avevo quasi fatta. Alex, dov'è finito? Che cosa? Ehi, non è come sembra! Mi stai prendendo in giro? Ma mi piacciono le caramelle! Sai cosa fare? È così ingiusto! Questo è l'ultimo avvertimento! Ok, facciamola finita! Anche le patatine! Sei proprio cattiva, lo sai? Ah, sono sempre preparato! Ho alcune chicche nell'armadietto! Aspetta, erano proprio qui! Questo non può essere! Ah, eccole qui! Nastri, i miei preferiti! Aspetta, l'insegnante non c'è, vero? Dovrò nasconderli. E se li metto... Nah, facciamo in tasca. Aspetta, non ho le tasche, ma non mi arrendo. Ah, senti come brucia. Ottima tecnica, Alex. Sono colpita e non vedo caramelle. Non le stai nascondendo, vero? Sai che le troverò, vero? Non so di che parli. Certo che no. Sto solo cercando di allenarmi. Alla fine mi hai dato retta, eh? Bei pantaloncini, molto stilosi. Oh, questi sono vecchi, ma grazie, mi piacciono molto. Che tensione! Credo di meritare un premio. Un premio goloso e zuccheroso. Ne è valsa proprio la pena. Questa settimana è stata folle. Ci meritiamo proprio una bella pizza. E prenderne una grande è stata un'ottima mossa. Guarda tutto quel formaggio fuso! Non posso più aspettare, diamoci dentro! Di sicuro non l'hanno tagliata bene! Ah! Voglio solo una stupida fetta! Ma è ridicolo! Ho un'idea! Sto lì lì per leccarla! È ora di prendere la situazione in mano! Ehi! La lama non taglia! Non è affilata come pensavo! È ora di tirare! La mia pizza! Accidenti! Il cibo per gatti non è il condimento che avevo in mente! Ma che schifo! A meno che non ti piaccia croccante? No, io non la mangio! Aspetta! Stai pensando a quello a cui sto pensando io? Prendi una scatola di tonno e togli il coperchio. Con un trapano elettrico, metti un buco proprio nel centro. Quindi prendi un righello di metallo, allinealo con il buco e usa una vite di metallo per fissarlo. Usa le mani per ruotarla manualmente, finché non è bella stretta.
Prendi un bullone e fissalo sulla vite. Bene! Vuoi sapere cosa facciamo dopo? Hai appena fatto un cutter per la pizza! Questo sì che è un taglio pulito! Anche meglio della pizzeria! Presto, si sta freddando! Che buon odore! Sicuramente è valsa la pena aspettare! Di sicuro! Siamo proprio dei geni! Dai, spostati verso destra! Ti faccio fuori, Liz! No! Sì! È fatto! Il mio è quasi finito! Ne è rimasto ancora uno! Che vinca la migliore! E via! Ovviamente! Beh, chi farà la prima mossa? La tensione si potrebbe tagliare con un coltello! Ah! Avanti, forza! L'ho visto io per prima! Dammi! Sul mio cadavere! Si può fare! Non ci posso credere! Ho vinto! Ma non è giusto! Mi permetto di dissentire? Adesso sono rimasta con niente! Che schifo di sabato sera! Vorrei tanto cambiare le cose! In effetti, forse posso! Devo solo mettermi al lavoro! Facciamolo! Riempi una ciotola con della soda al limone. Poi aggiungi qualche goccia di colorante alimentare. Mescola, così si amalgama. Sì, mescola per bene. Bene, e ora la gelatina. Una volta che è tutta dentro, mescola in modo che si assorba. Una volta che è così, vai in frigo. Prendi una vaschetta per i cubetti di ghiaccio e versa il composto. Proprio così. Metti il coperchio e inietta il resto, in modo che sia tutto pieno. Sì, tutto quanto. Dopo un po' di tempo in frigo, saranno così. E ora il passaggio successivo. E via sul bastoncino, come dei lecca-lecca di gelatina. E dai, aspetta che li veda Lizzy! Ti stai mangiando un lecca-lecca? Ho deciso di farne anche io! E questo l'ho quasi finito! Eh no! Uffa, ma com'è prepotente! È l'ora del lecca-lecca! Sembra buono, eh? Beh, lo è! Sono così brava in cucina! Esaltata! Oh, è il conto! Questi dovrebbero andare. Sento odore di soldi. Servono di sicuro più a me che al ristorante. Ehi! Quelle due sono uscite senza pagare! Incredibile! Chiamo la polizia! La festa è finita, signorine! Venite con noi! Questa roba qui è cibo? Non lo assaggio nemmeno! Questi turni di notte, oh, sono sempre tosti! Non sono neanche a metà! Così posso schiacciare un pisolino. Comincia l'operazione snack in galera. Questa detenuta stanotte mangerà come si deve. Speriamo le piaccia la cioccolata. Ah! Agile come un gatto. La guardia dorme come un sasso. Oh. Brutti sogni, eh?
con cautela. Ci è mancato poco. Adesso la seconda gamba. Abbandonare la missione. Dove posso nascondermi? Lì è perfetto. C'è un sacco di spazio. Che sta succedendo? Ho sentito qualcosa. Ah, era un topo. Torno nel mondo dei sogni. Sono dentro. Chissà da quanto tempo è qui questo. Ho raggiunto l'altra uscita. Una ragnatela. Ci vuole una pulita qui dentro. Chi va là? Sono io. Ehi, Gabi. Oh, scusami. Ti ho portato dei regali. Sono per me. È ora di una scorpacciata. Mi mancavano così tanto i dolci. Adesso non ti mancheranno più. E mi manca anche il telefono. Ma questo è il massimo che posso fare adesso. Buon viaggio. Eccolo che parte. Certo che puzza, però. Preso. Vediamo. Hamburger, mani giunte, punti esclamativi. Messaggio ricevuto. Non posso portare questa roba a mano. Mi serve un bel travestimento. Meno male che ho i capelli lunghi. Fatto. E mi sta anche bene. Si parte? Dov'è finita? Finalmente! Sei qui! Ho tutto qui sopra, vedi? Stavolta non ti puoi lamentare se ci sono capelli nel cibo. Che bontà! Manca ancora molto? Ah, dita di cioccolata! Beh, ce li è pappati tutti. Da leccarsi le dita. Vero? Meno male, sì. Adesso vado. Sono qui per una visita. Che cosa c'è lì dentro? Oh, guarda che zanne che ha! Via, toglimi quella bestiaccia di torno. Ehi, hai fame? Non farti ingannare dall'aspetto feroce. Oh, bravissimo, Fido. Oh, scusate. Oh no, ci stanno per beccare. Devo lasciare tutto quanto qui. Sta arrivando. Alt! Un attimo, devo finire il make-up. Ok, sono pronta. Vediamo. Wow! Sono in ritardissimo! Oh, hai del trucco! Me lo presti, ti prego, sono un disastro! No, scusa, proprio non posso! Ma che strana scenetta! Ehi, ma che fine ha fatto la solidarietà tra ragazze, dai! Ma dai, te l'ho chiesto anche gentilmente! Ah? Che cos'è questa roba? Questo non è trucco. Ho capito! Ha appena leccato il trucco. Sì, entrate, dai. Che schifo. Non ci credo, ci hai nascosto le caramelle. Certo, è il modo più semplice per farlo. Che buona. La serata si è fatta gustosa. Alt! Niente cibo qui. Forza, sbarazzatene e poi ritorna. Ok, vediamo se stai nascondendo qualcosa. Non posso farmi beccare. Ehi, la sua collana! Mi ha dato un'idea. Sì, funzionerà. Voilà, gioielli nuovi da sfoggiare. E qui che cosa abbiamo?
tutto a posto, puoi andare. Woo, ce l'ho fatta! E adesso un bel morso. Sbaglio, sta mangiando una collana. L'hai visto anche tu? Ehi, puoi darne un po' anche a noi? Ma certo, accomodatevi. Grazie, geniale! Oh, quanto è bello! Alt, qui non si entra con cibo e bevande. Devo controllarti prima di farti entrare. Che cos'è questo? Puoi entrare. E il prossimo? Oh no, si prenderà le mie caramelle! Oh, il guerriero barbuto! Ecco la soluzione! Mi servono una barba finta e tanta colla. Basterà tracciare un sorriso così. E poi aggiungo un pezzetto di stoffa. Ho fatto una tasca perfetta per nascondere così le caramelle. È una delle mie idee più geniali. Barba a posto e caramelle nascoste. Andiamo! Aspetta un attimo. Oh, ma sei tu, guerriero barbuto! Entra pure. Oh, ce l'ho fatta senza problemi. Ehi, bella barba, vero? E nasconde delle caramelle? Ma dai, è geniale! Posso averne un po'? Certo, perché no? Amico, stai alla larga dalla mia ragazza. Oh, scusami, ne vuoi una? Oh, grazie, bello. C'è mancato poco, salvato dalle caramelle. Grazie mille. La fila inizia qui. Alt, hai da bere o mangiare? Su. Diamo un'occhiata anche alla borsetta, su. Oh no, sta sequestrando il cibo. E adesso che faccio? Ehi, quelle mollette mi hanno ispirata. Sicuramente funzionerà. Cuoricini gommosi sulle mollettine. Avanti, tocca a te. Vediamo che cosa c'è qui. Tutto a posto, entra. Sono dentro. E ho i miei dolcetti. Tieni, ne vuoi anche tu? Oh, grazie, che gentile! Sush, sush! Ehi, Lexi, è ora di cena! Che schifo, cos'è? Non voglio la pasta, portala via! Voglio giocare! E va bene, allora ti imbocco! Apri bene! Arriva il Pasta Express! Cosa? Prossima fermata allo stomaco di Lexi! No, stai indietro! Non la voglio! Fa così ogni volta! È mai possibile? Aspetta, so cosa fare! Mi serve solo un wurstel! Per prima cosa lo taglio! Posso mettere da parte questi pezzi, mi serve solo questa parte! Ci spingo dentro dei grani di pepe! Proprio così! Poi mi servono degli spaghetti secchi! Li spingo bene dentro, proprio così! Ne aggiungo altri facendo tutto il giro. Passiamo ai fornelli. Li metto in una pentola d'acqua. Farò lo stesso con l'altra estremità. Lascio bollire l'acqua. Dovrebbe essere abbastanza. Li metto su un piatto e decoro con il ketchup. Ehi, cosa sta facendo la nonna? Wow, sembra buono! Arrotolo il tutto e... Vuoi provare di nuovo? Penso che ti piacerà. Gnam gnam, è delizioso! Sì, sapevo che avrebbe funzionato! Lo adoro! Ne voglio ancora! Vediamo cosa c'è in TV! Quel Miles è così bello! Potrei guardarlo per tutto il giorno! Mi concedo una banana! È il lecca lecca della natura! Devo alzare il volume? Ciao, nonnina! Adoro questo canale e ho i miei snack preferiti!
Non c'è niente di meglio di questo. Caramelle! È bello passare del tempo insieme. Aspetta, cosa stai mangiando? Le mie caramelle, ovviamente. Sono ottime. Stai scherzando, non ti fanno bene. Che ne dici di un po' di frutta? Ho qui una banana. Vediamo. Ecco, una banana caramellata. Questa è molto meglio. Buonissima. Ok, niente banane. Che ne dici di una mora? È dolce e succosa. Oh, sembra buona. Credo di averne una anche qui. Eccola. Wow, fantastica. Mi è piaciuta. Non mi arrendo, ci deve essere qualcosa che ti piace. Voglio solo le caramelle. E tante. Aspetta, ma certo. Resta lì. Mi serve una ciotola grande. Ci verserò dentro della gelatina. Poi aggiungo l'acqua. Non troppa. Ora mescolo il tutto. Voglio che la gelatina si sciolga. A nessuno piacciono i grumi. Ok. Devo versarla in una teglia più grande. Questa sembra perfetta. Vai. La metto in frigo a rapprendersi. Ho altro lavoro da fare. Verso del latte condensato in un'altra ciotola. Poi aggiungo la panna. Sarà delizioso. Altra gelatina. Poi sbatto il tutto. Deve essere bello liscio. Va bene così. Mettiamo da parte per ora. La mia gelatina è pronta. La taglierò a strisce passando delicatamente con un coltello. Le farò della stessa dimensione. Inizio con dei tagli verticali, da sopra a sotto. Poi farò dei tagli orizzontali. Voglio ricavare dei quadretti. È divertente! Bene, tiriamoli su. Per questo uso una spatola. Non voglio romperli. Ah, deliziosi cubetti di gelatina. Farò lo stesso con quelli rossi. So che Lexi ne sarà entusiasta, ma ho bisogno di mescolarli insieme. Non ho finito! C'è di più! Serve un po' di frutta. Taglio a fette una banana e la spargo sulla gelatina. Poi aggiungo le fragole. Infine verso il composto di latte condensato. Mi assicurerò che sia ben coperto e poi scuotiamo un po'. Ci siamo! Ho qualcosa di speciale per te. Wow, che cos'è? Vuoi provarlo? Penso che ti piacerà. Te ne taglio un pezzetto. Guarda un po'. È una delizia di gelatina alla frutta. Tieni. Sì! Come balla! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Adoro la gelatina. Wow, guardalo! È incredibile. È anche delizioso. Sono così felice. Credo di meritare un premio. E so cosa prendere. Dammi quelle caramelle. Eh? Il crimine è perfetto. Mi piacciono le caramelle. Wow, mica la conoscevo questa. È una meraviglia. Questo viene con me. È l'ora della merenda. Oh, questa mela sembra buona. Ah, cosa stai facendo? Attenta! Non temere, la nonna è qui. Quasi. Ehi! No, è troppo affilato. Oh, stai tranquilla, nonna. Me ne occupo io, dammi quella mela. La solita guastafeste. Non sta tagliando. Cavolo, è tosta. Possiamo accelerare. Abbi pazienza. Forza. Oh, che barba. Finalmente, la metto in una ciotola. Questo ananas sembra succoso. Tagliamo anche lui. Il mio stomaco ha brontola. Ho fame, nonna. Sto andando più veloce che posso. Non voglio incidenti. Varrà la pena aspettare, è un lavoraccio. Laggiù ci sono altri ananas. Anche loro devono essere tagliati. Tutto a tempo debito. Devo sbucciarlo. Ok, ora ci penso io. Da qua. Ho un piccolo trucco. Mi serve solo una lattina. È facilissimo. Spingo la lattina nell'ananas. Sono incuriosita. La primerò fino in fondo. Solo un altro po'. Ora posso tirarla fuori. Guarda qui. Wow, sono impressionata. Lo immaginavo. Wow, ananas in lattina. Chi l'avrebbe mai detto? Rende felice anche affettarlo. Si porziona che è una meraviglia. E le mie dita sono al sicuro. Questa è una grande idea. Ho finito.
Via nella ciotola! Siamo quasi pronti? Meno male! Avanti, assaggia! Non vedo l'ora! È incredibile! È proprio quello che volevo! Non fermarti, continua a mangiare! Non sapevo che avessimo questi! Ehi! Chi lascerebbe la scatola in questo modo? Beh, chiunque l'abbia fatto ha lasciato un sacco di briciole, o meglio, delle tracce, e io andrò fino in fondo. E continuano? Lizzy? Cosa diavolo hai addosso? I cereali! Op, devo mettere giù questa cosa! I cereali possono fare un bel po' di casino, eh? Anch'io ho sete! È l'ora del salato! Ti va di spiegarti? Grazie! È che voglio vivere da pigra! Guarda e impara! Ehi, Brian! Oh, ehi! Vuoi aiutare a preparare per la festa? Perché no? Ah, wow! Mi gira la testa! No! Torna qui! Ma è impossibile! Qualcuno non è dell'umore giusto! Proverò a trovare il palloncino! Chissà da quant'è che era qui! Ecco dov'era finito! Ah! Wow! Guarda! Oh! Ma è più grande di me! Ti va una piccola serenata? Dovrei allenarmi! Come c'è finito dell'aceto qui? E il bicarbonato di sodio? Che strano! Eccolo! Va bene, torniamo al lavoro! Oh, sono esausto! Ho solo bisogno di un po' di zucchero. Ehi! Vuoi fare un esperimento? Prendi una bottiglia vuota e con un imbuto metti del bicarbonato di sodio. Questo dovrebbe bastare, quindi versa un po' di aceto. E prendi quel bicarbonato di sodio in più. Quindi riempi la bottiglia a metà. Metti il palloncino sopra la bottiglia. E proprio così? Hai un piccolo aiutante! Quindi toglilo. Ecco, appena in tempo. Wow! Perché sprecare il fiato, giusto? Questa cosa dura un bel po'. Penso che ora siamo pronti per la festa. Gah, vincerò io! Dammi popcorn! Perfetto! No! Tutto a causa della tua stupida bocca! Perdente! Ehi! Cosa stai facendo? Ma che schifo! Ma almeno è di facile accesso! In effetti, perché non renderlo più facile? Senza maniche, posso capovolgerla! E mangiare senza dover toccare nulla! Gnam! In realtà è piuttosto geniale! Ora, questo è un gioco intelligente e non devi mai fermarti per fare uno spuntino! Ma è davvero fantastico! Cosa stai guardando, Brian? Il gioco è iniziato! Va bene! Sono più interessata a mangiare! C'è qualcosa di buono qui intorno! Bingo! Ho sempre voglia di cereali! Tutto ciò di cui ho bisogno è una... ciotola? Cosa sono tutti quelli? Che schifo! Ehi, una ciotola! Aspetta! Immagino che non userò quella! Non posso semplicemente mangiarli con questa! Metti giù la scatola in questo modo! Quindi ritaglia un quadrato sulla parte superiore! Bene! Una volta rimosso, hai una ciotola! La plastica tiene tutto ben fermo! Sembra che funzioni! Non dimenticarti il cucchiaio! Ehi, l'hai fatto tu! E vuoi sapere la parte migliore? Niente piatti sporchi! Bene, sembra che non ci sia nessuno. E adesso mi posso fare uno spuntino.
Toglierò gli auricolari wireless e ci aggiungo del cioccolato. Sembra così dolce e cioccolatoso, appiccicoso e buono. Adesso lo scuoto un pochino e ora che si è seccato posso tirarli fuori. Ta-da! Auricolari al cioccolato. Deliziosi, è l'idea migliore che abbia mai avuto da molto tempo. Oh, accidenti, ho così tanta fame ma sono in punizione. Sono arrivata in ritardo e adesso subisco le conseguenze. Adesso basta, devo mangiare qualcosa. Ho questo pacchetto di biscotti, deve esserci almeno un biscotto rimasto. Le briciole andranno bene, su, andiamo, tutte nella mia bocca. Aspetta, finite, oh, mannaggia. Deve esserci qualcos'altro che posso mangiare. Lo sapevo, sì. Mi ricordavo di avere qualcosa. Oh, sì. È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Era ottimo, però ho ancora fame. Prof, pronto? Signor prof, posso andare in bagno? No, sei in punizione. Ma ho fatto, guardi quante righe ho scritto. Non sono abbastanza, continua. Non posso credere che se ne sta là seduto a guardarmi. Oh, si è distratto. Ora è la mia occasione per fare una chiamata al volo. David, sono bloccata in punizione, sto morendo di fame, mi serve il tuo aiuto. Davvero? Vedo se posso fare qualcosa. Ehi, è ora di intrufolare qualche snack. Ok, vediamo, c'è il prof seduto alla scrivania. Oh mio Dio, dai, è David! Sono qui! Ciao Madison, ci penso io, aspetta. Ok, ho questo skateboard. Attacchiamoci alcuni snack. Tutto quello che devo fare è aggiungere del nastro adesivo a questi sacchetti e attaccarli alla tavola. Poi ci aggiungo tante prelibatezze. Devo consegnarlo a Madison così non avrà più fame. Dai un'occhiata a questa meraviglia, sono un genio. Devo solo metterlo giù e spingerlo. Oh mio Dio, mi sta mandando lo skate! Ci sono! Vediamo cosa c'è. Sì, è stato bravissimo! Guarda tutti questi fantastici snack! Oh mio Dio, che buon odore! Sì, non se ne è accorto! Salve, ecco il mio biglietto elettronico per il film. Sembra a posto, entra e goditelo. Ehi, sono qui per il film, ecco il biglietto. Dovrò vedere che cosa c'è nella tua borsa. Sul serio, va bene, la svuoto. È tutto ciò che ho. Cosa? Guarda tutte queste caramelle. Ora sono mie. Cattivo. Oh, sto solo facendo il mio lavoro. Oh, accidenti, quella guardia di sicurezza fa di tutto per trovare gli snack. C'è qualcosa che posso fare, forse? Ma certo, posso usare il mio trucco. È sempre un'ottima soluzione. Prima devo sbarazzarmi del trucco vero e proprio. E ora il succo. Avrò sicuramente bisogno del succo. Lo tiro fuori con questa siringa. Dovrebbe essere abbastanza. Adesso lo aggiungo al contenitore del lucidalabbra in questo modo, riempiendolo il più possibile. Ok, e devo soltanto rimettere il cappuccio. Devo chiuderlo ermeticamente perché non voglio che si perda nella borsa. Tutto ok, nessuno si accorgerà che non è trucco. E posso applicarlo sulle labbra ed è delizioso. Ok, ora di vedere il film. Oh, fermo lì! So che vuoi guardare dentro la mia borsa. Tranquillo, la svuoto così puoi vedere. Sì, ho un sacco di spuntini, prendili tutti. Tutto nella spazzatura. Ciao, ciao! Oh, e questo è il mio trucco, posso tenerlo, giusto? Mi serve per le mie labbra morbide e idratate. Non mi interessa del trucco, entra. Grazie, ottimo, buona serata! Oh, che tipa strana quella. Sì, sono entrata al cinema con il succo. A proposito, ne voglio un po' adesso. Ah, fermo lì. Devo farti lo scan. Mi spiace, conosci le regole. Niente cibo e bevande qui. Va bene. Sta ferma, devo farti lo scan. Tutto a posto, puoi entrare. Questo club è uno sballo! E adesso è ora di fare merenda. La mia merendina preferita. Wow, pazzesco! Au! Ha funzionato alla grande! E il resto lo tengo per dopo. Ok, il prossimo? Braccia su!
Accidenti, sta perquisendo tutti! Come facciamo con le nostre merende? Dobbiamo nasconderle! Forza, amico, tocca a te! Mi prendi in giro? Guarda che la vedo, la tua merendina! Va bene, un secondo! Guarda che cosa so fare! Ta-da! La merendina non c'è più! L'ho teletrasportata laggiù! Wow, ma come hai fatto? Comunque dammela! Buona serata! Ah, gli hai dato la mia! Sì, ma l'ho fatto soltanto per distrarlo! Abbiamo ancora la mia merendina? Mmm, che bontà! Alt, e quella che cos'è, sentiamo? È una sfera da discoteca di ricambio. Ah, va bene, vai pure. Perché hai portato una sfera di ricambio? Non è mica vera questa. Adesso ti spiego. Prima di tutto serve una piccola anguria. Poi la spruzziamo di vernice commestibile, finché diventa liscia e splendente. Poi aggiungiamo i quadratini di alluminio. Basterà incollarli su tutta la buccia. Lo ricopriamo dappertutto e voilà! Eccola qui! Qualcuno vuole anguria? Oh sì, che freschezza! Bisogna restare idratati se vogliamo fare festa. Alt! Quella che cos'è? È la sfera da discoteca di ricambio. Sono il tecnico. Ma se lei è il tecnico, allora... Oh no! Che strano questo club. Salve, sono qui per il club. Ehi, niente cibo né bevande qui. Beh, tanto io non ne ho. Stai masticando una gomma, non si può. Sputala. Adesso posso andare? Ferma, devo farti lo scan. Non so, non mi convince. I capelli! Oh no, 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 no! Non sono ancora convinto, aspettami qui. Con questo scoprirò che cosa mi nascondi. Ok, ispezione completa. Puoi entrare. Finalmente! Che club fantastico! E ho la mia merendina con me. Queste caramelle si modellano facilmente. Così le ho messe sulle unghie finte. Basta dargli la giusta forma, così. E indossarle. È come fare una manicure in pasticceria. Una caramella su ciascun dito. Incluso il pollice, naturalmente. Finita la manicure, sono prontissima per il club. E anche per lo snack? Si sta mangiando le unghie? Che schifo! Wow, è disgustoso! Andiamocene! Wow, che paura questo film! Ma non riesco a smettere di guardarlo! Oh no, ho finito le patatine! Fa niente, ho molti altri snack! Guardare i film fa venire fame! Mi sa che ho scordato qualcosa. Oh no! Devo andare a scuola! Presto, vestiamoci! Devo mettere i jeans! Ma non mi stanno più! Così non va! E dai, entrate! Non ho mangiato così tanto! Inutile! Che disastro! Ah. Ops! Che imbranata! Oh beh. Oh no, ditemi che non è vero. No, scusa. Mickey, che succede? Qualcosa non va? I jeans non mi entrano più. Tutto qui. Non è mica un problema. Ti aiuto io. Facciamo un po' di esercizi. Forza, salta. Così mi piaci. Vai alla grande.
Miki? Grazie, lo apprezzo molto. Che faticaccia! Ma insomma, mangia questa piuttosto. No, sto cercando di aiutarti. So cosa ci vuole. Taglio a metà la mela. Poi aggiungo altra frutta. Richiudo tutto con l'altra metà. Ecco, Miki, un hamburger di frutta. Hai detto hamburger? Dai, assaggia. Va bene, dopotutto è un hamburger. È buono. Ed è salutare, non come questa robaccia. Ne hai un altro? Oh no, sono in ritardo. Ops, dimenticavo di abbottonarmi i jeans. Wow, mi calzano a pennello, niente male. Devo scappare. Visto? La frutta non è così male. Finalmente a casa. Che giornata. Ma che... Eccoti qui, tesoro. Ma che è successo? Miki? Niente paura, papà è qui. Miki? Tesoro? Parlami. Papà? Oh no. Oh, ciao papà, ma che è successo qui? Era un cocomero buonissimo. L'hai mangiato tutto? Aspetta qui. Ora ti insegno una cosetta. Ah, ecco cosa mi serve. Questo ci aiuterà. Fidati. Taglia a metà il cocomero. Poi passa questo strumento sulla polpa. Così lo taglierai in tanti bocconcini. Senza neanche sporcare. Una bella ciotola di cocomero succoso. Guarda cosa ho qui. Spero ti piaccia. Oh, per me? Grazie, papà. Adoro il cocomero. Così succoso. Brava, bimba. Hai già finito? Che ci posso fare? Non resisto. Ma non me ne vergogno. Meglio tagliarne ancora, mi sa. Torno subito. Grazie, papà. Sei il mio eroe. Svegliati. Che c'è? Qualcosa non va? Ho fame. Voglio cibo. Insomma, sto mangiando per due. Non ti preoccupare. Torno subito. Voglio solo dormire. Ok, pensa. Un bel piatto di frutta. Buono e salutare. Splendido. Credo basti così. Guarda cosa ho qui. Spero ti piaccia. Nah, non se ne parla. Davvero? Ok, aspetta. E ora che dici? No. Dolci? Torta? No e no. Ho praticamente saccheggiato la cucina. Oh, wow. No, grazie. Questo ti piacerà. Alex, ma sul serio? Ma è tutto quello che abbiamo. E io non voglio niente di tutto questo. Ok, allora escogito qualcosa. Che incubo. Che posso fare? Ah, forse ci sono. Posso usare questa arancia. E questa bottiglia vuota. Via la parte superiore. E metto qui dentro l'arancia. Aggiungo del kiwi e altre arance. Ora un po' di yogurt. Devo coprire tutta la frutta. E riempire fino in cima. Così, perfetto. Poi lo lascio in freezer. Credo che ora sia pronto. Ok, ora tolgo tutto dalla bottiglia. È stato facile. Taglio a fettine. Oh, è freddo. Ma ne vale la pena. Ora lo porto a Miki. Perché ci hai messo tanto? Ti ho preparato una sorpresa. Ok, magari assaggio. Davvero? Che gioia! Oh, sembra buonissimo! Proprio quel che volevo! Sembra così gustoso! Wow, Alex! È delizioso! Puoi farmene ancora, se vuoi! Alex, ma dov'è?
Oh, beh, lo finisco io. Papà è furbo, vero piccoletto? La mia canzone preferita! Ho tutti gli ingredienti. È il momento di cucinare. Sarà delizioso. Manca qualcosa. Già, la salsa di pomodoro. Sarebbero stati degli spaghetti noiosissimi. Questo darà un po' di sapore. Via! Arrivano i pomodori? Vero? Ehi, venite fuori! Muovetevi! Mai sentito parlare della gravità? Quindi è così, eh? L'avete voluto voi! Ah? Ciao, cara! Sembra che tu abbia qualche problema. Me ne occupo io. Guarda qui, è molto semplice. Rimuoverò la base del barattolo. Lo sapevo! Poi dobbiamo spingere fuori il pomodoro. Per fortuna ho un buon dritto. Ecco che arriva! Ce l'hai fatta, nonna! Cavolo, che servizio impressionante! Ma hai appena colpito il cane! Il mio lavoro qui è finito! E io posso mangiare la mia pasta! Gnam! Oh, ho una fame! Ho bisogno di uno spuntino, vediamo cosa c'è! No! Che altro c'è? Non voglio nulla di tutto questo! Aspetta, cosa c'è qui dietro? Ah! Questa sì! Farò finta di non averlo visto! Ups, si è staccato! Cosa stai facendo? Non dovresti mangiarla! Mamma, vieni qui! C'è un crimine in corso! Zitta! Ehi, è mia! Non più! Non puoi averla! Ah sì? Lo vedremo! La mangerò tutta! Col cavolo! Smettila! Il mio cucchiaio è più grande! Ora me la finisco! Buona! Sì, ma la mia bocca è più grande della tua! Posso mettercene di più! Dovrei essere impressionata! È tutta mia! Dammi qua! L'ho vista prima io! Smettila, sei cattiva! Aspetta, ma è vuoto! L'hai finita! Cosa ti aspettavi? Lo dico alla mamma! Oh, sei proprio una bambina! Un attimo! Guarda quei pancakes! Questo mi dà un'idea! Un'idea deliziosa! Per prima cosa verserò della farina nel barattolo. Ups! Vabbè, la mamma pulirà tutto. Poi aggiungo lo zucchero. Del lievito in polvere. Ora è il momento del latte. Una spruzzata di olio e un uovo. Rimetto il coperchio e agito per bene. Poi dovrò cuocere il composto. Lo verserò su una piastra per waffle. Guarda un po'. Sembra fantastico. Lascerò che si diffonda. E poi chiudo. Ah, che fame! Credo che sia pronto. Ne farò altri. Ecco una bella pila. Guarnisco con un po' di panna. Wow, sarà delizioso! Ehi, sei tornata! Non sono per niente contenta, sapevo che l'avresti detto, così ho preparato questi. Per me, davvero! Che dolce! Spero che ti piacciano! Non vedo l'ora di provarli! Wow, sono spaziali! Che caldo! Aspetta, quello è gelato! È proprio quello di cui ho bisogno! Oh, bello freddo! Ci voleva! Lo voglio! Oh, è finito! È rimasta solo una pozzanghera di gelato! Potevi lasciarmene un pochino! Non è finito! Sono così triste! Devo risolvere questo problema! Lascia fare a me, tesoro! Diamo un'occhiata al congelatore! No, è vuoto! Mi dispiace, cara! Non c'è più niente! Che mondo crudele! Uffa, che guaio! Aspetta! Credo di sapere cosa fare! Il mio fidato albero di limoni salverà la situazione! Forse se... Sì, funzionerà! Aspetta lì! Avrò bisogno di un limone super succoso! Lo taglierò a metà! E poi estraggo la polpa! La metto nel frullatore! Me ne serviranno molti di più! Poi aggiungo delle fragole fresche! Sembrano ottime! Bene, accendiamo! Ho bisogno che sia bello liscio! Così! Posso spegnere il frullatore! Verso il tutto in una ciotola! Guarda che colore! Adesso deve andare nel congelatore!
Aspetterò che si rapprenda. Ha un aspetto fantastico, lo tiro fuori. È esattamente come lo volevo. Lo metto nei limoni, riempendoli bene. Aggiungo il gambo della fragola. Ed ecco qua. Un delizioso dolcetto freddo. Oh, Lexi, guarda cosa ho qua. Wow, nonna! Dammelo, non vedo l'ora di provarlo. Vediamo. È incredibile. Grazie, nonna. Ah, così va molto meglio. Il cibo perfetto per una giornata calda. Ah, sono così annoiata e ho fame. Il mio stomaco sta brontolando, ho bisogno di cibo. C'è solo una cosa da fare. Spero che funzioni. Ecco qua. Bene, bene. Cosa sta succedendo? Oh, qualcuno ha bisogno del mio aiuto. Meglio che mi metta al lavoro, ho qualcosa di speciale per lei. Le piacerà. E scarichiamo, ci vorrà pochissimo. Che diamine! Caspita, una barretta di cioccolato dal WC. Oh, quasi dimenticato, avrai sete. Ehi, ecco che arriva. Wow, non ci posso credere. Aggiungiamo anche delle caramelle. Che bei colori. Le adorerà. Eh? Ma che succede? Che strano rumore. Oh oh. Mi sento meglio. Ah, le mie parti intime. Fallo smettere. Agente a terra. Aiuto, aiuto. Ho bisogno di rinforzi. Ah, io me ne vado da qui. Mamma, aiutami. Che mutandine buffe. Ti stanno bene. Sì, è un'emergenza. Voglio subito le ciambelle glassate. Fare il poliziotto è tosto. Che ore sono? Oh, è meglio che vada in pattuglia. Non voglio che il capo si arrabbi. Un altro giorno, un'altra ciambella. Cosa abbiamo qui? È così silenzioso. Aspetta, sembra diversa. Ehi, fai silenzio. Ci è cascato? Si è spaventato a morte? Ora è la mia occasione, devo prendere il telefono. Eccolo! È ora di fare una chiamata. L'uomo dei dolcetti, cosa desidera? Voglio qualcosa di delizioso. Nessun problema, arriva subito. Ho qualcosa di speciale, è una mia nuova creazione. Wow, ma com'è possibile? Mi hai resa felice. Sembra deliziosa. Aspetta. Non si potrebbe mangiare qui. Non mi deve vedere. Si arrabbierebbe troppo. Come posso fare? Oh, io lo so. Devo fare alcune modifiche. Cosa è successo? Pensavo di aver visto uno scheletro. Sto perdendo la testa. Ma che fai? È perfetta. Oh, salve. È una borsa nuova? Eh sì, è l'ultimo modello. È così chic, è l'ultimo modello e anche dolce. Qualcosa non va. Non ti capisco proprio. Non capirò mai la moda. Beh, io me ne torno alla mia scrivania. Ho una consegna in arrivo. Meno male, ci è mancato poco. È ora di un premio. Non vedo l'ora di assaggiare. Sono belle da vedere e da mangiare. Una piccola piega qui. Così dovrebbe andare. È un cappello da festa, quindi festeggiamo! Buon compleanno a me! Cos'è tutto questo rumore? Non possiamo dimenticarci della torta. Beh, è più una poltiglia strana, ma è il pensiero che conta. È il momento del mio desiderio. Spero che si avveri. Beh, non c'è altro. Oh, che tristezza! Devo tirarla su di morale e so cosa fare. Torno subito! C'è una sorpresa! Oh, giusto! Non se l'aspetta! Fai quello che sai fare! Buon compleanno! Ho qualcosa per te! È un amico speciale! Dai un'occhiata! Wow, lui è bravo! Grazie mille! E adesso? Fidati! Aspetta, Wonka! Cosa ci fai tu qui? Vi conoscete? No, palloncini a forma di animali. Preparatevi a rimanere stupiti. Che bravo! Sì, ha ragione.
Ecco, Fido, Bau Bau. Questo è per te. Wow, lo adoro. Non è niente. Aspetta, c'è qualcosa qui dentro. Sarà il nostro piccolo segreto? Il mio lavoro qui è finito. E a me non fai un cagnolino? Dici sul serio? Ok, dammi un solo secondo. Che ne dici di un fiore? Il mio preferito. Come facevi a saperlo? È proprio strano. È magnifico. Addio, signor pagliaccio. Io vado. Ciao. Siamo solo tu ed io. Questo mi serve. Perdonami, cagnolino. Quante caramelle. Non vedo l'ora. Così buone. Potrei guardarlo per tutto il giorno. Ah, il mio fiore. Cos'è stato? Oh, aspetta, ma è cacca. Perché a me? Odio quel pagliaccio. Davvero, è lei? Salve, come andiamo? Ti saluto. Alt, devo perquisirti. Nascondi qualcosa lì? Oh, beccata. La volevo tenere per merenda. E invece no, da qui. Va bene. Ecco, soddisfatta adesso? Fela via, su. Allora, dicevamo? Ehi, eccomi! Tieni le cuffie. Mi senti? Ah? Non aspettavo visite oggi. Niente cibo? Aprile, su! Sì! Ho usato dei coperchi di plastica e li ho verniciati. Poi li ho attaccati qui. Perfetti per nascondere ciambelle, vedi? Geniale, vero? E anche insospettabile. Ah, sì, davvero! E sono le mie preferite. Non speravo di mangiarne più. Oh. Buongiorno, sto solo pulendo i pavimenti. E quello che cos'è? Attenta ai piedi. Non si può lavorare così. Finirò in un baleno, promesso. Appena avrò finito di sbirciare, intendo. Attenta con quel coso! Insomma, un po' di rispetto. Vado a fare una pausa. Ha funzionato! C'è nessuno? Ehi, psst. Che cos'è questo odore? Sembra dolce. Viene dalla tua testa. Dai miei capelli, intendi? Dammene un po'. Che delizia! Ne voglio ancora! È troppo buono! Non mi hai lasciato neanche un capello! Ti sei pappata tutto quanto, eh? Oh, tanta fame! Oh, qua è impossibile dormire! È il momento perfetto! Fai il tuo lavoro, Topolino! Divertiti! Attenzione! Che cos'è questo rumore? Ho sentito qualcosa! Non puoi sfuggirmi! Forse è un'evasione? No, peggio! A noi due, Topastro! Lo so che sei affamato! Lo so che sei qui! C'è cascata! È il mio momento! Consegna speciale di orsetti gommosi in arrivo! Buon viaggio! Che cos'è stato? Wow! Che macchinina stupenda! Dove te ne vai? Qualcosa non va, c'è un guasto! Non si ferma! Mmm,
un piano perfetto il tuo, vero? Facciamo marcia indietro. Shh! Silenzio! Dov'è quella macchinina? Io me ne vado. Non la rivuoi? Forse l'ho fatta franca. Oh sì, sono nel paradiso degli orsetti gommosi. E tu che inventeresti per intrufolare cibo in prigione? Un piano complicato, immagino. Condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale per divertirci insieme.